Sono solo 13 gli ospedali infantili in tutta Italia, due in Piemonte e uno di questi in Alessandria. Il Cesare Arrigo, in un normale anno di attività, registra una media di 1.200 ricoveri ed oltre 20.000 accessi al pronto soccorso. Ed oggi vede dei numeri in costante crescita, con circa il 20% di pazienti che provengono da fuori provincia ed il 7% da fuori regione. I 7 milioni e mezzo stanziati dalla regione, di cui oltre 3 milioni e mezzo provenienti da un lascito testamentario, serviranno per un primo lotto di lavori di riqualificazione, ai quali seguiranno altri due interventi, come ci spiega il dottor Walter Alpe, direttore generale ospedale di Alessandria. Riguarda una parte, un primo lotto di un intervento più complessivo che va sostanzialmente a riqualificare e a dare quindi anche un'ulteriore valorizzazione al presidio infantile, che è ovviamente un'eccellenza non solo del territorio alessandrino ma regionale, essendo il secondo presidio con Regina Margherita di Torino. L'utilizzo specifico di questa prima quota di fondi, che sono complessivamente circa 7 milioni e mezzo, 4 milioni vengono erogati dalla Regione e si aggiungono a circa 3 milioni e mezzo di un lascito da parte di una famiglia, vengono destinati alla ristrutturazione del blocco operatorio. Quindi questo è il primo intervento che ovviamente è strategico anche per l'attività che svolge l'infantile, perché la necessità di avere un blocco operatorio pienamente funzionante, che effettivamente era già un po' datato, e anche la necessità di un rinnovo tecnologico, era assolutamente l'aspetto più strategico. Patologie acute e croniche ad elevata complessità hanno bisogno di risposte cliniche articolate. Per il dottor Enrico Felici, direttore di pediatria e del DEA del Cesare Arrigo, l'ospedale infantile di Alessandria anche su questo è all'avanguardia. Basti pensare che qui è nato il Centro per la Patologia Digestiva Pediatrica Umberto Bosio, che si colloca all'interno dell'infrastruttura ricerca, formazione e innovazione. Aumentano sempre di più, dice il dottor Felici, i bambini con malattie autoimmuni come il diabete, la celiachia ed il morbo di Crohn. Noi riceviamo e curiamo pazienti che provengono anche da fuori città. Al Cesare Arrigo di Alessandria dà una mano anche la Fondazione Ospedaletta, che da oltre 10 anni, attraverso la raccolta di donazioni, si occupa di trovare finanziamenti per l'acquisto di macchinari per la diagnostica e la cura più avanzata. Mi piace ricordare le due ultime cose che noi abbiamo fatto per questo ospedale. Abbiamo dotato questo ospedale di di un centro avanzato di diagnostica per le malattie gastrointestinali, e l'ultimissimo in ordine di tempo è l'acquisto di una culla che noi chiamiamo culla in movimento, una culla specializzata per il trasporto dei neonati in pericolo di vita e soprattutto con difficoltà respiratorie, che è fondamentale.